Allora, io ve lo dico. Io ve lo dico. Prima di darvi l'ufficiale buonasera e benvenuti post Reset di Live. Chicche di chi segue in diretta su Twitch, non preoccupatevi, ragazzi di YouTube, piccole gag non volute, ma che fanno un po' famiglia. Se restiamo insieme fino alla fine di questa diretta, che secondo me sarà preziosissima, vi dico un segreto, che non sarà segreto in quanto pubblico, ma che non dirò altrove per molto tempo, sull'anima della scoperta 7. Vi dico una bomba. Bomba a livello intimista, nel senso del nido Sabaku, di quello che faccio e facciamo. Non è una cosa veramente importante, ma per noi lo sarà. Per noi lo sarà, è una promessa. Detto questo, adoro giocare così perché Elden Ring ho ovviamente molta attesa dell'esperienza che sarà. Ma vi giuro, stasera avremo un'altra esperienza bellissima, preziosissima, fonte di una serie di coincidenze che vi ho già accennato poco fa, ma che riufficializzo adesso. E infatti, ci mettiamo la Lelianas Song di background, di nuovo, ma per la prima volta. Ossia, anzi, facciamo una cosina. Scusate, ma è sempre brutto spostarsi, ma eccoci. Allora, fondamentalmente, questa è una delle saltuarie, ma presa poco fisse, live sponsored di GeForce Now. Ok, la scorsa è stata su Biomutant. Abbiamo fatto quella live AD per, oltre al presentare come al solito l'esistenza del servizio, perché Nvidia chiede proprio il... Cerca di ricordare che GeForce Now esiste al pubblico, in quanto, tra l'altro, io stesso, tendenzialmente, in quanto hardcore gamer con PC e console, mi disabituo al pensiero del cloud, che invece è in realtà qualcosa che aumenta l'ecosistema in altre capacità di fruizione senza spendere una lira che non sia il servizio stesso. Adesso lo ufficializzo a livello proprio di PR, secondo quello che mi hanno chiesto. Ma lo faccio perché ovviamente. Cos'è il green screen? Ah, ma non preoccupatevi, questo è normale adesso. Ecco. No worries, grazie, siete gentilissimi. Perché si tratta di un ottimo servizio. Nvidia investe, Nvidia sa quel che fa, Nvidia ha creato un ecosistema che funziona piuttosto bene. E quindi. Che cosa accade? Che di solito dinanzi a questi ADV, a questo comprare lo spazio del canale per presentare, no, un prodotto o un servizio, ti viene chiesto scegli un gioco dalla lista e presentalo utilizzando il GeForce Now, no? Oppure, se è uscito qualcosa da poco, fa vedere che esiste nel nostro catalogo. Stavolta mi hanno chiesto di giocare collegandolo a Origin, perché è una delle feature che è possibile sfruttare ed è questa la cosa carina di GeForce Now. Tu vai a collegarlo ai tuoi store, vai a utilizzare in cloud i giochi che hai già acquistato, non devi ricomprarli. È un modo per poter giocare senza l'hardware le cose che hai già, no? E mi hanno chiesto di giocare Dragon Age Inquisition. Noi di Dragon Age abbiamo fatto un'intera serie su Sabaku no Puraya. Lo spirito del GDR, che poi chiamai spirito del roleplay cambiandolo, esiste. Ed è cominciato da Origins chiudendosi in Inquisition, all'interno di un percorso di contenuto e di format. Che da una parte lo ha migliorato verticalmente e gli ha dato un'identità definitiva, che avevo nel cuore, ma non nel contenuto, non nei video all'inizio, perché stavo iniziando. E contemporaneamente ha fatto sì, essendo una cosa molto pesante, che si arrivasse a 10 visualizzazioni al mese, fondamentalmente. E quindi, sapete cosa faremo oggi? Io ho questa idea. Facciamo vedere come parte, come funziona, discutiamo un secondo ufficialmente
da briefing di GeForce Now, ma non giochiamo davvero Dragon Age Inquisition a livello di partita. Ci facciamo una chiacchierata mentre creiamo il personaggio tramite GeForce Now. E parliamo, mentre lentamente creiamo il personaggio e lo vediamo nel mondo di gioco, dello spirito del roleplay 3 che uscirà su Mass Effect, sulla trilogia. Così vi ricordo cos'è il format, come funziona. Intanto stiamo su GeForce Now a creare Mira. Ho voglia. Voglio provare a creare Mira, che è sempre rimasta bloccata in Monster Hunter, con voi. E non lo so, secondo me diventa una sorta di giocoso talk show ludico, perché stiamo su Dragon Age Inquisition su GeForce Now e parliamo di contenuto, parliamo anche di Dragon Age, parliamo di quello che ci pare. Non è una cosa prolissima, non è una cosa lunghissima. Sarà... grazie. Grazie, Ichinico. Welcome back. Henry86, Dave, Average Simp Guy, Rakanoth, Alessio00S, Brain Damage, -95, Hope, Giandante, Matteo, grazie, Stefalex, welcome back, step by step, Davi91, Sir Dade, Edoverse, Kuro234, Gislow, Canattila. Non è vero, Dragon Age Inquisition non è un grande GDR, ma è una bella esperienza a livello di sceneggiatura e di dialoghi e di scelte per davvero. E di world building è stellare. Faccio la power, Golden Yuri. Grazie. Allora, lo spirito del GDR non è lo spirito del Falò, ma questo video un po' lo diventerà, questa nostra diretta. Permettetemi però, visto che comunque non è soltanto mio dovere, ma anche mio piacere, con questa luce sullo schermo, io ho una sequenza di feature che voglio e mi viene relativamente chiesto di ufficializzare durante queste dirette. Al posto di andare sulla pagina del GeForce Now a farvi vedere davvero la situazione, quello che farò sarà intanto sicuramente aprirlo, lo metto come background, vi faccio vedere, ecco qua, yes, la mia libreria, mi rimetto piccolo, torno. Eccoci qua. Ma quanti siamo? Cos'è questa incredibile curiosità per la serata? Siete seri? Siete veramente contenti di essere qui? Vi interessa chiacchierare, giocando su GeForce Now, creando Mira su Inquisition, dello spirito del roleplay, la serie meno seguita dei miei canali, insieme a quello purtroppo dell'Arcade 2 su Returnal, perché pure io lo sto trattando male in quanto ho dato priorità alle figi e all'anima, e poi mi sono incastrato in cose pazze nel mentre non ho possibilità di fare serie gameplay veloci perché quelle in corso sono troppo complesse e dettagliate, quindi mi richiederebbero tempo immemorabile come l'esperto 4 che deve continuare. Allora, Che periodo, ragazzi. Che periodo. Allora, vediamo se riesco a mostrare la finestra. Qualcosa mi dice che non verrà minimamente mostrata, vero? Perché non è una finestra normale il software. E allora voglio provare a... Se lo metto... Se io prendo... il display capture, esatto. Lo stringo un po'. Eccoci qua, state a vedere, eh? Facciamo così. Ci abbassiamo fin dove... Ecco qua. Ovviamente la chat viene un po' sporcata, ma mi fa piacere. E facciamo filtri, opacità bassa. No, non il contrasto, signori, non così. Opacità,
Scuriamolo un po'. Così fa molto elegante. Ok. Allora. Grazie, no, non preoccupatevi. Non nascondo lo username di Steam. Mi fa anche piacere venir seguito su di esso. Mi piace tanto che si sappiano quali sono i miei social. Io sono Mike of the Desert su Steam. Sono SNM underscore 88 sul PSN, ma spero di poterlo cambiare presto. Perché ora che c'è la possibilità, penso di farlo da ormai più di un anno, ma ho sempre timore che si possa sbilanciare qualcosa dell'account, perché è stato avvisato può succedere con incompatibilità, non si sa mai, ma... Allora, abbasso un po' la musica, eccoci qua, e ora, per farla breve, vi quasi leggo ciò che Nvidia ha messo come brief, perché ne abbiamo già parlato più volte del GeForce Now, ma ogni volta non solo è lecito, è anche per me piacevole fare la lista della spesa. È la prima volta che però la faccio, in quanto di solito faccio un'introduzione molto più personale. Tuttavia, guardate. Il GeForce Now è il servizio di cloud gaming Nvidia, e fin qui ci siamo, che, ecco, mazza, mi hanno scritto cose che ho esposto poco fa, che ti permette di videogiocare a titoli che già possiedi dagli altri store. Con, però, nuovi giochi, feature e servizi che vengono aggiunti ai loro eventi. E fin qui va bene. Però il fatto è questo. Ecco, questo volevo chiarirvi. Steam, Uplay, Epic Games Store e GOG.com. GOG.com. GOG è un negozio molto speciale. Poter utilizzare GOG su GeForce Now per me è la cosa più figa, perché è la nicchia che però secondo me in concomitanza con la gigante Nvidia viene fuori una perla. Cioè giocare GOG su cloud è una figata. Però appunto, ecco, questo è il meccanismo reale, questo è il motivo per il quale anche un hardcore gamer può utilizzare, dovrebbe utilizzare GeForce Now. Ti permette di giocare su qualunque device. Ti fanno la lista PC e Mac, che Mac ha senso, però anche il mobile, l'Android TV, Chrome browser, da browser, ok? Cioè, fate anche il parallelo con quello che sono i vari competitor, no? Tu hai quello che sta accadendo con xCloud, quello che stanno costruendo con il Game Pass, e GeForce ha questo ecosistema che oggi sfruttiamo per giocare Inquisition senza usare il mio PC. Questa a me è una cosa che mi diverte moltissimo. Se soltanto si fossero svegliati con più impegno e budget con Stadia, io non perdonerò mai la pigrizia, la passività e la negligenza con cui hanno prodotto Google Stadia. Ed è un gran peccato. Io dalla prima volta che ne parlai nell'effigie delle tre, la prima volta che parlai di Stadia, ero già negativo e preoccupato. Gran dispiacere veramente. Ah, tra l'altro, GeForce Now su PC e Mac ha dei tool di cattura per creare sharing contenuti proprietari. Io impazzisco per queste cose. C'è una cosa che si chiama Nvidia Freestyle e permette di applicare filtri per customizzare il gioco in tempo reale. Io vado scemo per queste cose. Non lo faremo stasera. Voglio dare proprio l'attenzione ad altro, però mettere i filtri in tempo reale sui render mi ha sempre discretamente eccitato. Allora, perfetto. Ora, una cosa importante ve la dico, perché in realtà stiamo facendo presentazione di tutto, ma non dei costi. GeForce Now ha due membership plans, quello gratuito e quello prioritario. Quello gratuito dà ai membri standard accesso ai server a numeri illimitati di sessioni di un'ora. Questa cosa poi è da approfondire ogni quanto, però comunque è gratuito. E visto che si parlava nella lista dei giochi di numerosi free to play, tu puoi utilizzare il GeForce Now per dei free to play ad alto polygon count, diciamo, mentre fai il pendolare, che è una cosa secondo me che ha un suo ruolo. Poi bisogna vedere se entri nelle gallerie di Roma, in quel caso mi sa che è finita la partita. Però ecco. Mentre il Priority dà priorità d'accesso
per 6 ore consecutive e attiva l'RTX per 9,99 dollari al mese o 100 annuali, che quindi sono scontati ovviamente. Entrambi gli abbonamenti però, quindi compreso quello gratuito, a 1080p 60 fps. Va bene. Perfetto. E motivo per il quale mi hanno chiesto di giocare Dragon Age, adesso hanno aggiunto la Electronic Arts Collection. Quindi Battlefield 1, Dragon Age Inquisition, Mirror's Edge Catalyst, Unravel 2 e Apex. Apex in GeForce Now è da provare per capire un po' la latenza e tutto. Comunque, allora, io probabilmente sarò stato troppo meccanico e noioso, però onestamente per la prima volta nella mia vita ho voluto leggere il brief per presentarvi la situazione. Fondamentalmente, ditemi se funziona, perché mi piace esplorare la cosa. Tuttavia, mamma mia, una one shot su Battlefield 1. Un giorno non ho mai giocato davvero, soprattutto online con voi. In generale li ho sempre giocati meno di quanto avrei voluto. Però... ma guarda, la Gigabit è una figata sicuramente e io la inseguirò per tutta la vita. Bad Company 2 è andata? I'm sold. Però... non serve la Gigabit per il GeForce Now, onestamente, davvero, ragazzi. 2042 lo voglio provare. Al 100%. Credo che sia veramente divertente. Finalmente potrebbe avere un po' di eco di quel 2042, ma... allora, edizione gioco dell'anno, e che non è casuale. Facciamo partire, tolgo il filtro. Che figata, questa live mi ispira un sacco, ragazzi, mi ispira veramente un sacco. Come bastano 100-130 meg stabili? Io ne ho meno della metà. Io ne ho meno della metà, purtroppo, ragazzi. Veramente, ne ho meno della metà. Genuinamente. Cioè. Per quanto mi dispiaccia, ne ho meno della metà. E dai, fammi... oh. Posso... devo andare su... OBS. Devo andare su... OBS. Oh, che ricordi. Che ricordi. Aspettate, Posso? No, non così. Facciamo così. Quit. Pazienza, ce la farai, ce la puoi fare, grazie. Oh, non sono in Germania, sono in Italia, perfetto. Posso riuscire a... vediamo un po', io provo a fare, a chiudere, a far partire il gioco e poi cerco di attivare Game Capture. State a vedere, funzionerà. It works. E niente, adesso devo rifare una run. Grazie, Pulino. Adesso vi ringrazio tutti, eh. Facciamo una cosa carina, secondo me. Chissà se posso fregarlo facendolo subito. Game Capture. Ancora non lo prende. È ancora presto. Ce la faremo. Ok, sta partendo. Siete tantissimi.
per una chiacchierata. Credo che significhi veramente molto. Grazie, genuinamente grazie, perché non mi aspettavo un risultato molto diverso. Sono emozionato. Allora, adesso posso andare. Posso? Sei molto... Grazie. Geloso, eh? Ce l'ha fatta, alla grande. Eccoci qua. Vi ringrazierò tutti sicuramente dopo la live, perché andare sul desktop è molto complicato. Vi alzo un po' il volume. Sapete, Dragon Age Inquisition? È stata una delle release più emozionanti per me di quegli anni, in assoluto. Perché sembrava veramente la rinascita di un momento critico di BioWare. In parte lo è stato, poi purtroppo Electronic Arts l'ha distrutta. Però la storia di Dragon Age Inquisition è stellare. Veramente. E fu il coronamento, io sono molto affezionato, sono tanto affezionato a Inquisition, perché fu il coronamento del format, lo spirito del roleplay. Quindi, di cosa stiamo parlando? Del fatto che io ho creato un format, una playlist dedicata al gioco di ruolo. Ed è il contrario esatto, l'opposto assoluto di quello che può essere lo spirito dell'esperto o dell'arcade. Ossia, questo potrà stupire chi non lo conosce, ma è uno spirito nel quale il gameplay viene integrato come se fosse una cutscene. E qui si potrebbe andare a dire: ma Mike, ma Pureia, non lo potresti sfruttare per fare cose soft, veloci, cotte e mangiate? Non è più il canale secondario, è il canale secondo, e i gameplay cotti e mangiati, anche se non riesco comunque a farli in questo modo, sono su Sutorima adesso, no? Che comunque sta diventando Sabato 9, contenuto terzo. Quindi comunque no, non avrò mai cose del tutto leggere. Abbiamo le live extra notturne per quello. Però la cosa è che se vi andate a vedere lo spirito del roleplay di Dragon Age Inquisition, specialmente tra l'altro negli episodi finali ci sono anche dei montaggi speciali, dei flashback che ho creato, sono video nei quali, specialmente su un titolo come questo, abbiamo sessioni di combattimento, boss fight, esplorazione, completismo, montate con una musica di background, degli effetti visivi, come se fossero le classiche traversate utilizzate nei film non troppo smart per raccontare il viaggio, no? Quando ci sono le dissolvenze, i jump cut e così via. E il fulcro sono io che discuto. Io non faccio roleplay di on, non recito un personaggio, non sono colui il quale è nella storia, non faccio metamorfosi. Parlo da giocatore meta, parlo da dungeon master, faccio il dungeon master dell'ambientazione. Infatti non esiste lo spirito del roleplay come contenuto blind. Le blind run dello spirito del roleplay esistono solo in titoli graphic novel, visual novel interattive, come Detroit Become Human, in cui lì
non cerco di giocare per vincere, non cerco di giocare per i finali, non cerco di giocare per il miglior risultato, ma faccio immersivo e completo roleplay dei personaggi che interpreto, no? E quindi si salta il gameplay e si arriva ai dialoghi. Per Dragon Age 4 come si farà? Lo si gioca, magari su Sutorima, e una volta finito si fa lo spirito del roleplay. Non è blind lo spirito del roleplay, anzi, serve consapevolezza dell'intera storia. Per questo il prossimo spirito del roleplay sarà Mass Effect Trilogy. Perché la conosco, so come finisce, so quasi tutto. Ok? Quindi posso fare il Dungeon Master, quindi posso giocarmi Shepard, che avevo in mente di rendere un Joel, ma mi è stato chiesto dalla community, incredibile, di invece giocarvi un personaggio femminile per quello che è il ruolo di Female Shepard nella fanbase, che è molto molto rispettata come personaggio e che ha un doppiaggio superiore, si dice. Quindi sono curiosissimo. Ora, nel mentre continuiamo a parlare del format, capite come si parte bene in Dragon Age Inquisition. Che il menu interagisce con te. Grazie Lungo Mario delle sub donate. Benvenuti ragazzi, vi ringrazio uno per uno quando posso. E provo a darvi un po' più di gusto perché mi sento un po' in colpa. Prima il green screen flickerava, adesso dovrebbe non farlo più. Ecco qua. Human select. Two-ended. Nightmare. Ho selezionato il maschio? Beh, possiamo vedere le impostazioni grafiche base di GeForce Now. Ok, dobbiamo ucciderlo. Molto interessante la lista di giochi leakati appunto dall'Nvidia GeForce Now, però mi chiedo quanti di essi possono essere considerabili attendibili fino in fondo. Vi eravate già affezionati? Grazie, Raffide. È un bel po' di tempo ormai, eh. Io rischio di emozionarmi parecchio. Perché sono completamente basito. Nel senso, gli spettatori continuano ad lamentare. E ho dichiarato più volte che parleremo insieme di una mia serie di nicchia in arrivo tra un po' dinanzi alla creazione di un personaggio.
Wow. Che succede al Day One di Elden Ring? Non vedo l'ora. Come on. Allora. Allora. Mamma mia, Day One di Elden Ring. Anzi, per esperienza personale, non è detto, non è detto, ma capita, capita che gli embarghi ti permettano di giocare al Day Zero. Capita talvolta al day minus one, quindi 3 giorni prima della release. E io ci sarò. E io ci sarò. Ci sarò a dir poco. Santo cielo. È che vogliamo farti salire su quella cazzo di classifica. Grazie. Poi all'inizio del mese le sub scompaiono sempre, quindi noi di questo settore ci spaventiamo molto. Io mi spavento molto caratterialmente. Ma. Allora, quello che accadrà in Mass Effect è che andremo a creare, molto probabilmente, grazie Alex, una Elion Shepard, non una Shenya, perché la Shenya sarebbe, secondo me, goffamente troppo vicina al canonico female. Creeremo una Elion Shepard e giocheremo l'intera trilogia, capitolo dopo capitolo, con questa filosofia del non avere gameplay come focus. Ecco, questa è la base giusta per Mira. Oh no! 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 Io sto pensando ai discorsi da fare, Dragon Age, dammi una chance. Quanto è figo l'inizio di Dragon Age Inquisition, ma mai quanto Dragon Age 2, eh? Che poi un'altra cosa simpatica, che secondo me vi stuzzicherà la fantasia, è che nello spirito del roleplay, Cassandra, mia dea. Dai, su. Cassie, parla. Fai poco la edgy. Andiamo. Tell me why we shouldn't kill you now. The conclave is destroyed. Everyone who attended is dead, except for you. Ma salti il cutscene? E io sono tipo, sì, io non ho nessun rispetto della narrativa videoludica, non è qualcosa che mi interessa, non è qualcosa a cui do la minima importanza.
Ce la faremo, eh? Ce la possiamo fare, Mike. Ce la possiamo veramente fare. Allora, la cosa figa dei contenuti dello spirito del roleplay è che, essendo spesso e volentieri su PC, per fortuna, io installo su questi contenuti, specificatamente su questi contenuti, una fracca di mod. Una sbrega di mod. Una caterva. Perché mi permettono di rendere il gioco più intrigante e nuovo a livello visivo. E soprattutto esistono mod che elaborano in prerogativa roleplay e world building reintegrazioni del cut content e dettagli grafici estremamente minuziosi che in serie di sviluppo non si potevano fare, di minuzie canoniche nella lore. Per esempio, in Qual buon vento ti porta su Inquisition, una sequenza di eventi molto singolare, Player Inside TV, Gianluca, perché praticamente questa è una live sponsored GeForce Now, ma avendo io già finito tutta la serie su Pureia con un format di roleplay, sto facendo teasing del successivo, raccontando diverse cose del dietro le quinte, nel mentre crea un personaggio tramite streaming. E figurati. E praticamente installo questa serie di mod, come per esempio quelle che retroattivamente correggono dei retcon creativi. Vedete per caso, per esempio, quello che è accaduto ai Kunari in Dragon Age. Attraverso una mod puoi ricontestualizzare quelli di Dragon Age Origins. Sten, ok? I guerrieri, al posto di essere un uomo gigantesco, leggermente scuro in viso, grigiastro, diventa, sì, Lornless. Però il look riacquisisce ciò che gli artisti hanno dato poi a un sequel che non doveva esistere. Ok? Come dicono, adesso non è assolutamente per dare più importanza al collega piuttosto che alla chat, ma giustamente colgo la palla al balzo perché Player Inside dice, no? Gianluca dice, peccato la parentesi me del 2, cosa che lui tra l'altro sicuramente saprà. Ve ne parlai durante lo spirito del roleplay. Dragon Age 2 fu sviluppato in 9 mesi perché doveva essere un DLC del primo ed è stato strappato al contenuto extra dopo Awakening per essere venduto come sequel da Electronic Arts, sempre meravigliosa nei comportamenti per i suoi sviluppatori. E ciò che hanno fatto in Dragon Age 2 è incredibile, perché in realtà è una bomba. Cioè, Dragon Age 2 è un videogioco con dei contenuti a livello narrativo e di world building e di evoluzione e di scrittura della Madonna. La storia del fratello di Varric, la storia della chiesa, dell'Irium Rosso, è una figata incredibile e mette le fondamenta di tutto l'ecosistema narrativo gigantesco che ha poi Inquisition. Però ha tre dungeon che si ripetono in loop, delle quest distruttive a livello di qualità insufficienti sotto ogni punto di vista, e un combat system che, divertente che sia, si blocca rispetto al primo, no? Comunque. Ora, tornando a noi, senza fare la gaffe di prima, customize. Ce l'abbiamo fatta. Allora, io andrei alla cosa più importante. Dobbiamo cercare, che poi tra l'altro il character creator di Dragon Age Inquisition è tra i migliori. Dobbiamo cercare. Ci sarà? Ci sarà la capigliatura di Mire? Ti prego. Qualcosa di anche solo vagamente simile, per favore. Il primo non ha la storia più bella a livello soggettivo, Angelo, secondo me. Il primo è il dark fantasy più classico del mondo, ma è veramente, sotto quel punto di vista, hai ragione, scritta in maniera solida, e però instabile un pochino nel valore senza l'apporto dei libri.
Questa è la cosa più vicina a Mira per ora. Come capigliatura. Abbiamo diversi tagli corti. Eh sì. La cosa più vicina è questa. Per i due ciuffetti laterali. Sì. Infatti dobbiamo portarla ad avere... Ecco, volete sapere qual è un difetto dell'engine utilizzato in Dragon Age Inquisition? I capelli. Sono disgustosi. E perché non posso scegliere il colore da una ruota? Ciao Daenerys. Mamma mia. Santo cielo. Che orrore. Mamma mia, ma cosa sono? Esiste assolutamente una mod che potenzi l'editor? Sì, sì. Comunque, allora, dobbiamo trovare la forma del volto giusta per Mira. Mira è un personaggio molto fumettoso. È il personaggio fumettoso della mia lista, no? Della mia oasi di avatar e campioni, come vogliamo definirli. È la più giovane e la più fumettosa, la più infantile, la più giocosa. Quindi non è la donna che può essere Elion o la ragazza più barbarica, più schietta, più aggressiva che può essere Shenya. Allora. Però ha un volto... Con la bocca giusta, forse... Forse... Allora, Mira è mulatta. Quindi dovremmo stare su questa... su questo tono. Anche così non sarebbe male, ma è troppo. Credo che Mira... qui sarebbe bello poter avere ancora più scelte. Palesemente di Antiva. Ma sì, eh? Ma sì. Ma in realtà Mira a me piacerebbe renderla così. Davvero. Solo che, vedete, c'è troppo stacco. C'è troppo stacco. Mi piacerebbe molto una via di mezzo. Che poi non è un personaggio che utilizzeremo, però sapete come sono. Nel senso, è importante. Adesso è di etnia molto simile all'indiano perché ha comunque il volto base. Lo andremo a stravolgere, quindi non è proprio coerente con l'obiettivo finale, però... Allora... Ma io onestamente la terrei così, mi piace un sacco. Ah, la pelle! Qui purtroppo che figata. Qui bisogna essere poco creativi. Poco creativi perché Mira è un personaggio uscito da un fumetto, fondamentalmente. È incredibilmente giovane, incredibilmente limpida. Non ha tratti caratteristici che non siano il tatuaggio, fondamentalmente. È tutta nell'espressività, è tutta nel carattere, è tutta nel gioco di ruolo, potremmo dire, Mira. Colore degli occhi. Mira è, sotto questo punto di vista, banale. Molto normale. Ha gli occhi marrone chiaro. Non è il suo tratto caratteristico il colore degli occhi, ma chiamiamola così. Ecco qua. Capelli abbiamo fatto. La voce è ininfluente adesso. Dobbiamo completamente lavorare. Adesso io andrei subito sugli occhi, perché gli occhi sono troppo, sono lo specchio dell'anima, no? Abbiamo bisogno di occhi e bocca. Partiamo da occhi e bocca. Poi andiamo alle cose più delicate. Ossia... Oh, ricordatevi che comunque siamo in streaming, eh? Perché io mi disabituo, ma... Tra l'altro non... Complimenti all'input lag. Allora. Mira occhi molto grandi. E del tutto non femminili.
un pochino. Ecco, questo l'ho sempre apprezzato. Questo l'ho sempre apprezzato, vedete? Questa è una cosa veramente importantissima. Cioè, non hai dei valori standard appiccicati a una barra con 10 scelte come prima. Puoi davvero. Ho già giocato tutto Inquisition Electra. Lo trovi, spirito del roleplay, su Sabaku no Pureya. Cerca Sabaku Dragon Age Inquisition su YouTube e lo trovi. Grazie for close. Grazie, grazie, grazie. Dobbiamo toglierle il trucco a tutti i costi, eh? La pelle è più scura del dovuto, sì, è vero. Però la via di mezzo non c'è ed è troppo chiara nell'opzione precedente. A me dispiace, perché Mira è molto mulatta, è molto scura di carnagione. Solo che in tanti videogiochi non si vede bene, perché ti danno delle scelte spesso troppo opposte. E allora tu rimani lì a dire, ma come? Io volevo, no? Infatti sarebbe servito, non dico il... l'RGB ovviamente come in Dark Souls, però allora vediamo un po'. Non è troppo scura così comunque. È anche la luce, vediamo un po'. A proposito, noi possiamo cambiare la luce, cioè lo è di un pochino. Vediamo un po'. Noi dobbiamo darle un occhio che non è innaturale, ma è il classico occhio che cattura l'attenzione. Il personaggio blu acceso. Esattamente, esattamente. Oh, ricordo ancora quando vidi, appena uscito il primo episodio su Origins. Andavo ancora al liceo. Adesso è molto grande. Nonostante la pelle liscia, dimostra più anni di quello che vorrei, sì. Eye position. Questo è delicato, lo sfondi in un secondo. Vedete? Tu puoi ovviamente creare delle mostruosità, eh. Però... fronte larga, fronte alta, scusate, fronte alta, occhi giusti. Esatto, esatto. Leggermente... Questo è semplice. Ecco qua, questo... questo si può abbassare. Non bisogna arrivare allo strabismo. Anche se ovviamente le iridi non possiamo spostarle. Però si può esagerare e dare un effetto Uncanny Valley. Ok. Le sopracciglia. Per ora gli occhi fanno un po' paura. Ma secondo me si può edulcorare l'effetto con la bocca. Perché per ora la bocca non è... coerente con lo stile che abbiamo dato al design degli occhi, no? Al di là di quello che può essere la genetica, ovviamente. Ecco, delle sopracciglia sporche così, con un bel sorriso e il tatuaggio, possono renderla simpatica. Dobbiamo toglierle il trucco, però. Possiamo toglierle il trucco? Ti levi? Grazie. Perfetto. Porca miseria. Via il trucco. Allora, ecco, la bocca. La bocca è importantissima. E ora che succede? Vediamo. Oh, già ha perso 10 anni di vita. Non si può... non si può... far sorridere? No, non si può. Ecco, 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 ecco. Sta uscendo fuori. Sta uscendo fuori. Sta uscendo fuori un pochino. Abbiamo ancora... sì,
Esatto. Ora deve essere assolutamente più paffutella, Mira. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Però già così, se la immaginiamo a sorridere. La fronte alta la teniamo. Anche perché avrà un tatuaggio visibile. Bisogna decidere quale, ma. Ora, lei non ha una mascella quadrata, lei è molto, 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 però non è neanche troppo magra. È paffutella, non è robusta, ma è paffutella. No, ma le guance infatti non le abbiamo ancora toccate, state a vedere. Andiamo prima alle cose principali. Allora, cicatrici possono essere simpatiche, ma non credo che le metteremo. Un'opzione non è per forza qualcosa da utilizzare. Va bene, cicatrice. Ci sei? Va bene, cicatrice. D'accordo. Va bene. Tattoo design. Eccolo! Eccolo, il tattoo c'è. Il tattoo è rosso, ma non un rosso innaturale e CGI. È un rosso carne, un rosso che insomma. È un tatuaggio che ha da molto tempo, da quando è bambina, molto piccola. Perfetto. Quindi. Mike, quando uscirà la live completa con Montemagno? Molto bello il teaser. Mi sa che l'ho colto un po' alla sprovvista in quello, purtroppo. Se mi fai una domanda aperta, io non posso lasciarti prima di darti un feedback di contenuto. Mi conoscete. Tattoo design, ora. Questo, se noi potessimo spostarlo. Il fatto è che questo è un tatuaggio nanico. Questa è la cicatrice. Questo è un tatuaggio nanico. E non è possibile contestualizzarla in questo modo, perché va ad avere un legame troppo vicino con il popolo della Terra, no? Dovresti crearle un background, a maggior ragione aggiungi la barba. Sì, esatto. Paradossalmente, per l'ecosistema narrativo delle Mira, anche se non ha la corona sulla fronte, questa cosa potrebbe funzionare. Molto di più. Molto di più. Ora, se possiamo mettere del make-up rosso, della stessa categoria, forse può funzionare. Però deve essere fatto bene, ma credo che si possa cambiare il background, eh? Forse non qui. Il naso, molto importante per un individuo a livello di estetica. Allora, lei non ha il naso arcigno, no? Lei è molto, ripeto, molto fumetto.
Quindi è molto fatina. Quindi hai il nasino. Bella così. Bellissima. Ok. Ok. Eh sì, ogni razza ha i suoi tatuaggi, però poi quello lo cambi in base al background. Cioè puoi costruire un passato che giustifica un marchio sulla pelle, ok? No, no, il nasino con la punta all'insù dipende molto dal titolo in cui Mira gioca. Potrebbe averlo, ma non è... Ma infatti no, Mira e tatuaggi modesti o soft non esiste. Che voglio... Ora ti viene voglia di giocartelo tutto così, però. Tra l'altro Mira è omosessuale. Quindi si potrebbe... Io non l'ho mai fatta in una run. Mai, 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 mai. Ma aveva dei dialoghi bellissimi in amicizia. Farla con... Sera, si chiama Sera. Sera. Sarebbe bellissimo. Cioè, Sera con i suoi biscotti, la dolcezza, la purezza di quella persona. Così viva, così serena, così spensierata. Ovviamente con le sue ombre. Però, mamma mia. Mamma mia, che bello. Comunque, ok. Grazie a Wanas. Grazie di cuore. Che figata. Comunque. No, su questo siamo privi, completamente privi. Ecco qua. Siamo un po' stretto qua. Ecco. Facciamo così. Ecco qua. E va bene. Le orecchie le facciamo molto molto parallele. Niente sventola, diciamo. E possiamo... Kallen è un bel personaggio, anche perché ce lo si porta dietro fin dai tempi di Origins, eh? Sì, però rimane un personaggio affascinante. Molto latina, eh? Molto latina sta uscendo questa Mira. Ma ci sta. D'altronde, Mira è un nome che un po' il latino, il castigliano ce l'ha in sé, eh? Se esistesse la romance di Josephine, non avrei mai fatto altro nella vita. Comunque, come si spegne questa cosa? Allora. Ok. Non è davvero... non arrivi fino in fondo. L'ho fatta la romance di Josephine ed è stupenda. Con... il contendente, che è una persona stupenda, tra l'altro. How much is this going to cost me exactly? How much is this going to cost me exactly? Everything you've heard, completely true. Giustamente, con tutto il doppiaggio che devi fare. Everything you've heard, completely true. As long as the job gets done, I don't care about the rest. How much is this going to cost me, exactly? Deve sorridere molto, eh?
Più che altro, cioè, per trovare il personaggio, intendo. Ecco, un po' meglio, eh. Oh, un po' meno. Carina. Ecco qua. Ok. Forse qua non si può cambiare il background, allora. Anche filippina, sì sì, è vero. E non si può, vero? Peccato. Peccato. Mamma mia, quanto sono brutti sti capelli. Gesù santo. Che brutti. Che figata. Quanto cambia, eh? Che spettacolo. Però niente, Mira deve avere l'extension. È proprio di gomma. Sì, sì, sono fatti di gomma. Sono assolutamente fatti di gomma. Purtroppo. Non c'è un colore più scuro, purtroppo, né c'è più opaco. Ma anche solo renderli più opachi, santo cielo. Metroid Dread mercoledì. Liquirizia è la parola giusta, esatto. Non si ha controllo su questo, Giulio. Non è roleplay da tavolo. Non possiamo farla sorridere o non farle avere consapevolezza, ovviamente. È un personaggio di peso, l'Inquisitore. Che bella. Non mi ci devo affezionare. È una bolla questo personaggio. Non esiste, scoppia. Tell me why we shouldn't kill you now. The conclave is destroyed. Everyone who attended is dead, except for you. What do you mean everyone's dead? Explain this. I can't. What do you mean you can't? I don't know what that is, or how it got there. You're lying! We need her, Cassandra. I don't understand. Do you remember what happened? How this began? I remember
running. Things were chasing me, and then a woman? A woman? She reached out to me, but then... Go to the forward camp, Liliana. I will take her to the rift. What did happen? It will be easier to show you. Sì, no, Liliana non mi piace per niente in Inquisition. La bonazza proprio è fuori luogo in maniera terribile. Purtroppo dopo... No, purtroppo niente Isaac dopo, è un peccato. Ma non posso proprio oggi. It's a massive rift into the world of demons that grows larger with each passing hour. It's not the only such rift, just the largest. All were caused by the explosion at the Conclave. An explosion can do that? This one did. Unless we act, the breach may grow until it swallows the world. Liliana è fuori luogo perché le hanno cambiato la conformazione del viso completamente. È un altro personaggio. Ok, che magari l'hai decapitata, però. It may be the key to stopping this, but there isn't much time. So if I do what you want, will I live through it? We have no way of knowing. They have decided your guilt. They need it. The people of Haven mourn our most holy, divine Justinia, head of the Chantry. The Conclave was hers. Te la senti, Dragon Age? Tutto bene? Forse non ce l'ha fatta. È tutta invidia. Beh, io volevo finire la cazzina e salutarci, eh. Va bene. Ok. Meglio adesso che poi. Non so, non credo di aver perso la linea e il PC è molto sereno. Quindi non so che è successo, ma per fortuna reddito tu manca che la bolla scoppiava. Touché, però insomma. Allora. Però ci sono due cose che volevo dirvi. Sono due chicche. La prima è che su Cheat Engine, che sì, è che nello spirito del roleplay io mi arrogo anche il diritto di utilizzare Cheat Engine per certe cose che possono offrire contenuto. Per esempio, accelerare dei processi per ottenere un equipaggiamento estetico che fa parte del personaggio, perché tanto il gameplay è escluso, no? Cioè, è tutto legato al gioco di ruolo, è tutto legato all'opposto dell'hardcore gaming, che invece è l'entità madre di quasi ogni altro format, no? Anche se si tratta di hardcore diversi, tra cui l'esplorazione, l'immedesimazione e così via. Quindi, questa è una cosa che non vedo l'ora di mettere in atto nello spirito del roleplay 3 su Mass Effect. Però... No, 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 no,
Non ho assolutamente utilizzato Cheat Engine adesso. Quello che però posso dirvi... è una cosa gigante per me. Il gameplay di Inquisition non è bellissimo. È funzionale. Non è incredibilmente buono come GDR. Ma è un bel GDR, davvero. Cioè, io lo consiglio enormemente. Allora... gli scontri con i draghi sono fantastici e arrivi a un livello tale nelle classi di prestigio e nel party in cui puoi fare delle figate vere. Ora. La chicchina... ops, volevo abbassare il volume. La chicchina è che per la prima volta... dal 2014 l'anima della scoperta 7 su Elden Ring avrà un protagonista femminile per la prima volta fuori tra l'altro da Monster Hunter. Elden Ring avrà Mira. Avrà lei come protagonista, la Tarnished, la senza luce. Sarà Mira e otterrà quindi anche uno spessore diverso come nickname. Abbiamo avuto Phalanx, Sabaku, Joel. Adesso tocca a Mira. No, l'anima della scoperta non è Cod Vane, ovviamente. Demon era lo spirito della riscoperta. Altrimenti abbiamo avuto diverse volte personaggi femminili, chiaramente. Vedremo, vedremo. No, no, l'anima della scoperta è la Blind, Shallowis. È la Blind. E no che non manterrò Mira per la Rank on Sido, chiaramente. Assolutamente no. Ora mi devo idratare, eh. Faccio play AD, grazie ragazzi. E che dire? Galox 93, Link 177, Alessio 00, Comino, Sephira, Lolmav, Simo Yoyoita, grazie. Klaus Strife, Kiwi Emotivo, Argian, Alessio 00S, Piermix, Alessio ancora, Raffide, come ti ho detto, grazie. Lungo Mario, welcome back, grazie del dono. Sega Awesome Grow, oh, non welcome back, grazie dei doni. Country Road, Hermes, Arienna, Polino. Grazie. Parleremo di Q&A sicuramente in futuro. Ci sono sicuramente delle cose che mi volete chiedere di vari rumor, Blue Point. Avremo tempo, modo e occasione. Ma il sangue di Berro mi chiede, ma perché questa preferenza nel fare character femminili rispetto a quelli maschili? È il contrario. Nel senso, io non ho una preferenza maschile o femminile nella creazione dei personaggi. Adoro l'eterogeneità. E infatti l'anima della scoperta non ha mai avuto un personaggio femminile. Neanche una volta. Questa è la prima. In 8 anni. Per questa è una notizia. Gli altri sono tutti maschili. Quindi purtroppo niente Isaac, è un peccato. È un peccato. Quindi... insomma... si torna un po' a lavoricchiare sull'influencer, poi si va a letto non troppo tardi per alcuni impegni domani mattina. Ho 3 personaggi maschi e 3 personaggi femmine come canon. Esatto, sì. Assolutamente. Assolutamente. Poi sicuramente avremo modo di riparlarne in futuro, eh. D'altronde abbiamo il video Nicknames, se la cosa vi interessa. In cui ne parlo molto seriamente sul canale principale.
prima di dare vita, tra virgolette, a Mira. Elion, Mira e Shenya. Sono loro. Sono loro. E... che ne pensate se facciamo un raid a Paride? No, no, non sono tutti etero. Cioè, nel mio gioco, nel mio creare l'ecosistema di personaggi, no, 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 assolutamente no. Allora. Vabbè, no, non mi metto a fare la lista della spesa. Magari in un talk show lo facciamo, però. Ne riparleremo. Ok? Dai, dai, dai. Facciamo un raid a Paride. Yes! Evviva! Salutatelo da parte mia. E grazie. A prestissimo. Un piacere essere stati insieme. Spero di aver raggiunto lo scopo di stasera, in entrambi i casi. Fight. Semper fi.